Andiamo nell'altra parte della casa. Questa trave l'hanno presa. Qua sono dei pazzi scellerati. È sempre difficile trovare un tipo di casa adatta a una clientela molto particolare, che è la clientela nostra, quella italiana. Amiamo gli spazi esterni, le terrazze, i balconi e sembra che a Fuerteventura tutte le case siano un po' tutte fatte con lo stampino, tutte un pochino tristi, grigie e soprattutto buie internamente. Ma ci deve essere ogni tanto qualcosa di bello, qualcosa di particolare, e vi dirò che non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che esiste da quasi ormai 40 anni. Oggi vi porto nella comunità di proprietari bungalow di Parco Landès. Stiamo parlando di circa 100 bungalow, vengono chiamati bungalow ma in realtà sono di muratura, sono quasi tutti ville bifamiliari, quindi abbiamo un'unica struttura divisa in due case con ingresso indipendente. Una peculiarità di queste villette a schiera è che questi giardini, che sono quasi tutti stati chiusi, vedete qui un bel muro, ma originariamente era così, sono tutti del condominio. Quando voi comprate queste case, sappiate che avete un diritto di poter chiuderlo, gestirlo e tutto, ma se non è tenuto bene, la comunità ve lo può portare via. Potreste ritrovarvi senza il vostro giardino. Andiamo un po' nel dettaglio di questo complesso e andiamo a capire se ha senso in questo momento storico, nonostante i prezzi in rialzo, forte rialzo, comprare ancora qui oppure se spostarsi altrove. E poi andiamo a vedere un appartamento dei nostri. Negli anni questi bungalow sono andati migliorando sempre di più, qui tra l'altro ci sono dei nostri amici e la gente che li ha comprati li ha quasi sempre ristrutturati. Il bello di questo complesso è che c'è una grande piscina condominiale, quindi tu puoi avere la tua villetta con il giardino e allo stesso tempo poter sfruttare, godere di uno spazio comunitario condominiale per l'appunto in cui puoi farti il tuo bel bagnetto, prendere il sole senza la necessità di dover avere una piscina a casa con tutti i costi accessori. Le pompe di manutenzione di tale piscina. Andiamo a vederla. Ed eccola qua, una bella piscina per i grandi, ponte e piscina per i piccoli. Peculiarità di queste case qui, molto particolare, è che non tutte pagano l'IMU. L'IMU è la spazzatura perché per alcune le referenze catastali non sono ancora alla pari e per altre di queste case non c'è ancora un vero e proprio final d'opera. Oltre a questi tipi di case doppie, abbiamo anche delle casettine che sono un pochino più piccole. Adesso andiamo a camminare un po' e vediamo se riusciamo a trovarle. Eccole qua, sono strutturate differentemente e sono fatte su due piani. Quindi la gente qui in questo caso ha una casa un pochino più piccola, la vedete anche in questa qui, hanno il loro ingresso, sale, cucina sotto, scala sopra, stanza da letto con il bagno. Guardate però come è tutto abbastanza ben tenuto, di tanto in tanto c'è qualche casa che avrebbe bisogno di un piccolo lavado de cara, però come vedete è tutto abbastanza manutentato, ok? Diciamo che potrebbe essere un pochino più bellino, lo vedete con me che sono case che vengono vissute praticamente tutto l'anno. Qui invece di fianco abbiamo il nostro Parque Paraíso. Carino, carino, tanto verde, Parco Landès c'è sempre questo amore verso il verde. Una di queste case qua oggi, da primo piano, quindi piano terra più primo piano, penso che si possano trovare intorno ai 170-180 mila euro. Il problema è che le devi trovare, perché normalmente qui non vengono messe in vendita, la gente sa quanto sono ricercate e se vengono messe in vendita ci si parla tra vicini e la casa viene in 448 accaparrata da qualcuno. Una invece di quelle grandi, quindi una porzione di quelle grandi al piano terra, come dicevo prima, quella supera addirittura 200 mila euro. Oggi ne andiamo a vedere una in particolare da 200 mila euro. Tra l'altro è una casa di cui vi abbiamo parlato, di una storia molto 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 particolare in una live. Non vi vado a linkare oggi che live è abbastanza recente, che in questo momento abbiamo svuotato tutta e dobbiamo iniziare con una buona ristrutturazione come Dio comanda. Andiamo a vederla assieme. Un po' di macerie, stiamo lavorando. Ed eccoci qui nel nostro giardino. In realtà la casa è divisa in due giardini. Questo qui è uno degli ingressi, secondo me è molto interessante perché qui andremo poi a fare delle pergole, delle belle aggiunte. La casa ci è stata consegnata pessima, in uno stato tremendo, e adesso stiamo davvero svuotando tutto. Andiamo a vedere nel dettaglio com'è fatta. Olè. Allora, partiamo dall'odore nauseabondo, tanto come vedete qua questo marcimbrado, ciapa marina, c'è di tutto, e
la prima cosa che notiamo quando andiamo in compravendita, prima di andare in compravendita in fase di trattativa, dato che sono sceso di 25.000 euro dal prezzo che voleva uno dei due venditori, è stata la presenza di carcomas. Lo vediamo da qua, che è questa polverina, vedete qui, è legno mangiato da questi tarli che entrano, quindi qui bisogna fare ora una fumigazione dedicata alle carcomas e andare a capire dove e se bisogna recuperare il legno o la trave piuttosto che la perlina o addirittura dover essere sostituita. Cosa abbiamo qua? Una parete in cartongesso. I vecchi proprietari avevano deciso di dividere questa casa in due unità abitative indipendenti con i loro due ingressi e anche con appunto i loro rispettivi bagni e camere da letto. Questo appartamento in particolare era un appartamento che qui c'era la cucina, finiva qua. Questa parete qua è stata adesso una parete in cartongesso che originariamente non c'era, l'abbiamo eliminata. Qua ha lasciato il bagno che è orribile, la sua doccia e il water, finestre in legno, vetri, devo dire, neanche pessimi, ma qua va cambiato tutto. Porte da cambiare, una stanza da letto matrimoniale. Guardate che tutte le pareti sono tutte foderate. Degli armadi che sono de gustibus e anche qua finestra con la persiana. Abbiamo di fronte i vicini, però questa è una parte marginale della proprietà, si può mettere della saggina e chiudere. Ripeto, odore, odore, è una casa che è stata martoriata tanti anni. Che cosa vediamo qua sopra? Sembra un film dell'orrore, sembra la casa di Cristina. Se qualcuno l'avesse visto 20 anni fa con me, ecco, potrebbe immaginare la stessa cosa. Guardate qui, abbiamo un sottotetto. Pensate che il sottotetto ci dà una visione complessiva di quello che è sia la struttura del tetto, che lascia un po' il tempo a desiderare, ma qua non piove mai, come dicono, e quindi regge, ma di una soletta molto ben fatta. Quindi complimenti all'impresa edile che in quegli anni ha costruito qua dentro. E devo dire che è molto bella. Infatti qua stiamo valutando di recuperare questa parte e fare un ingresso che ci porti su di sopra e forse, perché no, una seconda stanza. Come direbbe il nostro amico Romualdo, che è proprietario di una di queste, la tana del lupo. Tutta la struttura della casa, tutti i pavimenti, qua sono stati posti dei pavimenti sopra l'attuale, quindi bisogna rivedere tutto. Ricordiamoci che qua è tutto cartongesso. Hanno fatto qua sopra un altro sottotetto, quindi è tutta questa parte qua, utilizzando questa trave, che dice bellissima questa trave, benissimo. Dove l'hanno presa questa trave? Andiamo nell'altra parte della casa. Questa trave l'hanno presa qua. Sono dei pazzi scellerati. Hanno tagliato la principale e l'hanno messa là. Quindi praticamente tutta la portanza del tetto in questo momento è qui. Quando noi volevamo tirare via il telaio, questo telaio non veniva via perché praticamente il tetto si appoggia sopra. Questa cosa non l'avremmo mai scoperta se non avessimo sfoderato il cartongesso, spaccato tutto per poter adesso togliere questa porta finestra e andare a rivedere questa parte della casa. L'architetto ci ha detto: attenzione, cerchiamo di ripristinare quanto prima la situazione, in quanto non va bene. Cioè, qui questi sono i lavori che fanno qua, ragazzi, cioè, una follia. Questa è una casa molto bella perché c'è il suo ingresso indipendente di qua. Questo è tutta vetrata in realtà, vetrata, vetrata, vetrata. Questo è uno spazio giorno e di qui abbiamo un altro bel giardino canario con le sue palme, con le sue piante. C'è un cactus qua che è la fine del mondo. Qua c'era un barbecue che abbiamo eliminato perché c'era sempre dentro una puzza di forte legna. Qua hanno avuto la geniale idea di pitturare il legno di bianco e è impossibile riportarlo, salvo che si faccia una sabbiatura. Probabilmente lo lasceremo bianco così e andiamo a vedere l'altra parte della casa. D'altronde, questo cartongesso che è stato messo è stata una scelta dettata dalle necessità dei vecchi proprietari e attualmente i nuovi proprietari a cui abbiamo venduto la casa hanno scelto, insomma, un pochino anche contenendo i costi, perché qua va rifatto tutto, di mantenere quello che abbiamo qua in questo momento. Se no, probabilmente avremmo tolto tutto e avremmo fatto altre scelte. Andiamo a vedere la seconda stanza da letto. Qui ormai c'è una vasca che abbiamo eliminato. Bella finestra anche qua, un bello spazio. Devo dire che infiltrazioni di acqua non ce ne sono. Cucarace qualcuna la si trova, ma la si trovano sempre. E questo bagno, mamma mia, de gustibus, effetto molto industriale.
hanno fatto una soletta in cemento armato per poter dare questo effetto appunto molto industrial, credo. E anche qua il pavimento gettata di cemento molto semplice, lavandino in opera, e qua c'era una doccia, cioè insomma forse è molto più bello vedere il bagno adesso senza niente, con la cariola messa al posto della vasca, piuttosto che immaginarsi come era prima la situazione. Questo video è anche un monito a seguire con costanza tutte le nostre avventure che facciamo tutte le settimane, perché poi vi portiamo nei costanti aggiornamenti che ci sono non solo sui nostri cantieri, ma anche per farvi toccare con mano, in questo caso non con mano ma con i vostri occhi, quando uno compra una casa che pensa che sia stato l'affare della vita, in realtà nell'affare della vita che cosa si ritrova anche. Quindi è vero che qui le trovi a 230-240 mila euro che sono abitabili, questa è stata portata via a 200 mila euro, però non era assolutamente abitabile, perlomeno agli occhi di un italiano. Se noi abbiamo la possibilità di poter ristrutturare l'immobile a nostra immagine e somiglianza, rispettando quelli che sono le cifre economiche che ci possiamo permettere o vogliamo comunque spendere, io sono sempre di questa regola: meglio prendere qualcosa di brutto da rifare piuttosto che prendere qualcosa di particolarmente bello ma con dei gusti di un'altra persona. Questo perché una cosa usata sarà sempre una cosa usata. Mi è capitato in questi giorni di vedere una bella villetta qua a Parco Landese, molto tenuta bene, cucina Lube, insomma tutto molto bello. Sì, però il prezzo di vendita è un prezzo molto importante, perché è giustificato da tutte le migliorie che sono state eseguite nella casa. Migliorie fatte quando? Circa 6 anni fa, e soprattutto migliorie al gusto dell'attuale venditore. Quando uno spende 80, 90, 100, 150 mila euro e trova la casa ristrutturata, con gusto, con meno gusto, ma la trova comunque che funziona, la tiene così. Se uno già comincia a spendere 170, 200, 250 mila euro, forse magari vorrebbe avere i suoi pavimenti, vorrebbe avere i suoi elettrodomestici nuovi, un divano nuovo, un mobile nuovo, sono tanti soldi che sono in gioco, e quindi fatto 30 facciamo 31. Questa casa in particolare, ragazzi, ha tantissimo lavoro che dovrà essere fatto, svolto. Devo dire che, salvo quella trave che abbiamo trovato in una situazione molto assurda, non ci sono grossi lavori strutturali che verranno fatti, anzi strutturalmente non viene proprio toccata, quindi stiamo parlando di una ristrutturazione per lo più al dettaglio, dove poi noi andremo a creare una volta per tutte due ambienti completamente indipendenti, dando un pochino più di spazio alla prima parte che abbiamo visto, appunto dell'appartamento di oggi, questo appartamento chiamiamolo 1 piccolino, appartamento 2 di là con più giardino, con la parte di veranda fuori, e quindi un pochino più abitabile. E infatti l'obiettivo è appunto quello dell'attuale proprietaria, utilizzare questa casa da poter condividere con i genitori, quindi una parte sarà per i genitori che verranno qua alcuni momenti all'anno e una parte invece rimarrà per lei, con una cosa molto simpatica: mantenere un ingresso tra le due case, che questo appunto dove siamo ora, mantenendo appunto la possibilità di poter accedere in tutto il perimetro della casa direttamente senza doverne uscire. Io vi dico di rimanere sul pezzo per quanto riguarda questa ristrutturazione, perché ne vedremo delle belle. Mi piacerebbe farvelo vedere proprio alla fine, anzi togliamo mi piacerebbe, perché ve lo farò vedere alla fine. Andremo a vedere nel dettaglio tutto quello che è stato fatto su gusto, richiesta del cliente, ma anche su consiglio dei nostri artigiani, che stanno rivedendo appunto un pochino la struttura della casa prima di fare dei dettagli che poi mettono magari in risalto una casa molto bella ma non mettono in risalto i problemi. Quindi prima tiriamo via, prima vediamo se ci sono dei problemi, perché qua devi partire prevenuto che la gente non lavora bene, poi magari sei fortunato, dici ah, questo ha lavorato bene, qui non hanno lavorato bene. Sistemare, rendere la casa davvero agibile, e una volta che abbiamo fatto questo muoverci di conseguenza. In tutto questo però una roba va detta: avete messo mi piace al video di oggi? Avete verificato di essere iscritti al canale? Noi ci vedremo nei prossimi appuntamenti e andremo insieme a capire esattamente qua che cosa faremo. Che cosa faremo? Anche oggi il nostro video finisce qua. Io vi aspetto come sempre sul posto a Fuerteventura.